Buongiorno, benvenuti a un nuovo appuntamento con Spunti e Spuntini. Oggi è il 14 di febbraio, la festa degli innamorati e dell'amore e ovviamente da qui vogliamo cominciare la nostra trasmissione. Ne parliamo con la dottoressa Laura Santini, psicologa, benvenuta. Grazie, grazie Gloria, buongiorno. Abbiamo detto la festa degli innamorati e dell'amore. L'innamoramento è quella bellissima fase, no, che viviamo quando sentiamo le famose farfalline nello stomaco, quando il mondo ci appare bellissimo e ovviamente vorremmo che questa fase durasse per sempre, che l'amore durasse per sempre, fosse finalmente quello vero. Ma qual è l'amore vero? L'amore vero è una quiete accesa, così lo definisce poeticamente Giuseppe Ungaretti. E cederei volentieri alla tentazione di fermarmi qui, perché, come ci avverte Novalis, il mistero dell'amore non si spiega. E quindi sono autorizzati a parlarne soltanto i poeti. Ma in ambito psicologico, c'è una teoria che, dal mio punto di vista, ben spiega il fenomeno dell'amore, in particolare quello, come hai detto tu, vero, completo. E lo psicologo Robert Stenberg ha individuato e ci suggerisce tre ingredienti nel tipo di amore completo e vero. Il primo ingrediente è la passione, quindi l'attrazione fisica, il coinvolgimento emotivo. Il secondo è l'intimità, quindi la connessione, il sentirsi vicini, l'ascolto e il sostegno reciproco. E infine il terzo ingrediente è la decisione, l'impegno, ovvero la decisione di stare insieme e l'impegno di costruire un progetto di vita insieme. Ora, mantenere e dosare questi ingredienti è tutt'altro che facile. Direi che è un vero e proprio miracolo. E come afferma il noto psicoanalista Massimo Recalcati, l'amore è il grande miracolo che trasforma lo stesso nel nuovo. Però poi come facciamo, no? A mantenere questo rapporto d'amore, a fare durare nel tempo la nostra relazione sentimentale? Metti in conto la fatica. Nel cammino insieme troverete ostacoli e difficoltà, è inevitabile. E la quotidianità, la familiarità, a poco mette a nudo i reciproci difetti, le mancanze, le fragilità. Tanta roba. Ricordati di te. Solo chi riesce ad amare e rispettare se stesso può amare bene e in maniera sana l'altro. Quindi, quali sono i tuoi interessi, i tuoi desideri, le tue aspirazioni? Abbi cura di dedicare tempo e spazio al soddisfacimento dei tuoi bisogni. Una persona più appagata è anche più disponibile verso l'altro. Abbi cura del noi. Quando nasce un amore, nasce una coppia, nasce un noi. Abbiatene cura e quindi abbiate cura di creare momenti e spazi di condivisione. Allo stesso tempo mantenete il contatto fisico, mentale, emotivo. Mantieni il bacio, dice Recalcati. Riassumendo tutto questo in un'immagine, io direi che l'amore che brucia e che dura è camminare mano nella mano su due binari paralleli che talvolta si congiungono, si intersecano, avendo cura di guardare e andare nella stessa direzione. Che bella immagine, dottoressa Santini, questa. Ma e quindi per concludere, fa bene all'amore festeggiare le ricorrenze, oggi in particolare festeggiare San Valentino? Allora, festeggiare va sempre bene, vabbè, a parte questo, più che festeggiare
Perché se il festeggiamento deve essere un dovere, perché si deve, perché in qualche modo ci sentiamo costretti, fa poco bene. Ma più che festeggiare, fa bene ricordare. Del resto un proverbio dice: ben ama chi non oblia. Ecco. E con questo vi abbiamo detto molto su San Valentino. Grazie alla dottoressa Laura Santini di essere stata con noi, e buon San Valentino. Buon San Valentino a tutti, grazie Gloria.